State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. AQPPini, vi abbiamo chiesto questa mattina di darci materiale per la prova. Per mettere alla prova qualcuno. The Proof! Tanti messaggi sono arrivati, quanti? 127.419, cioè tantissimi. 127.000? Sì. Di solito sono milioni. Vabbè, c'è la crisi, ragazzi, non si prende più, eh. Abbiamo deciso di chiamare uno di queste persone che ci ha messaggiato, ha messo un sacco di informazioni all'interno del messaggio, ovvero Roberto. Che vuole mettere alla prova Stefania, sì, che è sua cognata, sì. E dice, lei vorrebbe fare la carriera. Tra l'altro, lei è molto piacente come donna. È molto bella, e quindi dice, se mi danno la possibilità di andare in TV, probabilmente io poi inizio a lavorare in TV. Ha fatto richiesta per fare Avanti un altro. La trasmissione di Bonolis, il preserale, che va su Canale 5. Sentiamo un po' se Stefania ci risponde. Vediamo un attimino. Squilla? Squilla. Inizi sì. Tu? Vai, vado io. Dai. Cosa fai? Pronto? Pronto, buongiorno Stefania. Sì. Buongiorno, sono Pino Ronchi, redazione Avanti un altro, Canale 5. Sì. Senta, io ho visto qui che c'è una notazione, perché lei ha già chiamato, è stata già contattata dalla redazione per partecipare al programma. Ecco, le hanno fatto una prova per caso? No, mi avevano solo detto la ricontattiamo per il provino quando dovrà essere. Ho capito. Allora, io vedo qui che c'è scritto un ok, quindi dovrebbero richiamarla presto poi per quanto riguarda il gioco e il quiz. Lei sa di che cosa si tratta, giusto? Sì, vedo tutti i giorni, sì. Perfetto, quindi sa che se le fanno poi delle domande, dei quiz, lei deve rispondere correttamente, altrimenti è eliminata. Ah, sì, certo, lo so. Perfetto. Allora, senta, siccome vedo qui che c'è una nota di merito... Sì. Allora, mi dica intanto una cosa, vediamo, perché bisogna metterla alla prova, dobbiamo sempre allenare i concorrenti, certo. Perché è molto veloce, hai visto com'è il gioco, no? Sì. Ecco, allora, se io le dico, ad esempio, in provincia di Rimini, sì. Quante città ci sono? Non c'è città, perché Rimini è già città. Bravissima, vede, ecco, così. E queste sono le risposte che ci servono. Okay. Perfetto, perché sì. Il dottor Bonolis è molto particolare. Eh? Sì, lì non sì, bisogna sì, rompere sì. Il ritmo, ha visto avanti un altro, sì, uno dopo l'altro. Senta, allora, se rimane in attesa, per cortesia, le passo l'assistente sì. Personale del dottor Bonolis per una comunicazione privata. Ok. Ok? Rimanga a linea, per cortesia. Sì, grazie, ciao. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Signorina Stefania? Signora. Okay. Signora Stefania, buongiorno. Allora, noi abbiamo visto la sua scheda. Lei ci ha mandato. Lei cosa ci aveva mandato? No, avevo solo chiamato quando ho visto in TV il numero, no? Però io ho la sua foto, come mai? La mia foto? Sì. No, non ho mandato nessuna foto. Forse lei aveva lasciato tutti i nominativi. Sì, ho lasciato una mia... Lei ha la pagina Facebook? Sì, ho ecco, la pagina Facebook. Probabilmente sì. La redazione ha preso la sua foto dalla pagina Facebook, perché okay. noi creiamo tutte le schede con sì, le foto. Sì. Allora, il signor Bonolis direttamente si è molto interessato a lei. Addirittura? Sì, ha detto che la vuole assolutamente conoscere, perché è una bellissima donna. Addirittura, sì. Però ovviamente tutto questo che noi... comunichiamo in questo momento che rimanga in via del tutto confidenziale, mi raccomando. Sì, normale, certo. Cioè, ci vuole discrezione per queste cose. Sì. Senta, sì. Le faccio un altro paio di domande, che so che dalla redazione stavano già vedendo la sua prontezza, no? Se io gli dico gallina vecchia? Fa buon brodo. Ecco, bravo. Vedo che lei è molto bene. No, queste sono piccoli test che ci servono per capire. Sì. Allora, io però, Stefania, posso darti del tu? Certo. Ah, ti spiego. Il signor Bonolis è molto interessato a lei perché lei è una bella donna. Ok. Okay. E lui è sposato purtroppo, anche se io sono in fase di separazione, lui è sposato. però lui ti vorrebbe conoscere anche, sì. Cioè al di là del programma, un po' prima, capito? Ah, certo, come no? Cioè nel senso che state un po' nel camerino insieme. Addirittura. Sì. Cioè, per te ci sarebbe problema oppure... Dipende cosa dobbiamo fare in camerino. No, cosa dovete fare? Magari, cioè, nel senso, fate una chiacchierata un po'. Certo, no, cioè, poi non lo so, quello che succede, cioè, nessuno vede niente, insomma. Sì. Cioè, io non so niente, cioè, a me semplicemente faccio un lavoro, cioè, lui vuole sapere, certo. Insomma, se c'è questa disponibilità di stare una mezz'oretta insieme in camerino prima del programma.
E poi, insomma, chiaramente, guarda, io questa non è una cosa che succede a tutti, il signor Bonolis è una persona molto influente e sicuramente, se, non so se, cioè, vedendo che sei una bella ragazza, probabilmente sarai anche interessata a lavorare in televisione, non lo so. Ah, magari. Ci sono un sacco di cose, potresti, con la tua fisicità, puoi fare la valletta, insomma, ci sono un sacco di lavori. Non ho 20 anni però, per fare la valletta. Ne ho 34. Ma sai quante vallette di 34 anni ci sono? Sono tantissime. Insomma, se lei è carina con il signor Bonolis, diciamo, lui è carino con lei. Sì. Cioè, non lo so, poi diciamo che quello che succede, succede. Sì, io non so. Sì. Però è semplicemente capire se c'è la disponibilità di stare una mezz'oretta insieme a farsi una chiacchiera. Certo, ecco. Certo. Sicuramente lui è una persona, no? Magari così divertente. Sì, sì, sì. No, lui vi chiede solo un paio di cose. Se quando viene, sì, ok, lei può mettere dei reggicalze neri. Addirittura. Sì. Sì. Ok. Sì. E chiede soprattutto perizoma con il pizzo. Ma non è che non scherzo, no? Perché? Cioè, mi sembra... No, mi sembra un po' strano, cioè perizoma, non lo so se funziona così. Di solito sì, nel senso, sai, perché non vogliamo perdere tempo. No, ho capito. Cioè, se lei va bene queste cose? Vedremo. Vedremo, cioè, così diamo subito l'appuntamento e capiamo quando può venire. Ok, va bene. Cioè, quando può venire, capito che senso? Sì, sì. Brava! Stefania! Ma col pizzo che ci fa in giro? Lo vogliamo il pizzo? Sei stata messa alla prova, siamo quelli di AQPP M2O, buongiorno! Sì, buongiorno, sì. Addirittura! Lo sai che ti ha messo alla prova? Sì. Chi è? Mia sorella. No, è qua, no. Paolo, Roberto! Roberto, buongiorno! Buongiorno, buongiorno, digli che può fare la valletta al programma di... Di chi? Di chi? Non lo so. Un programma qualsiasi. Stefania, vuoi dire qualcosa a Roberto? Che insomma. Sei un idiota. Bene! Però guarda. È un cognato idiota. Cioè, però se infatti vuoi. Infatti mi sembrava strano. Ti posso dire. È da 10 giorni che mando messaggi qua. Stefania, io ti posso dire, se vuoi puoi venire a fare il quiz qui a M2O e le condizioni sono le stesse. Uguali. Sì. Niente, non ce n'è. Vi regaliamo la magliettina di M2O. Ciao ragazzi, okay, buona giornata. Grazie. Ciao. Ciao. M2O.